Satapi e satape, bentornati ancora una volta qui su Incontri di Storia. Io sono Lorenzo, il vostro scià della porta accanto, ed ecco voi i ragazzacci della cricca del sottosuolo. Ragazzi, piccolo video di annuncio, dove parliamo di una cosa molto molto interessante, la quale sarà fatta tra noi di Incontri di Storia e i ragazzacci dei Kudo, in special modo Giulio, il ragazzo che avete già conosciuto da un po' di tempo e soprattutto con cui abbiamo fatto anche la mod di Romuno. Ma direi di intanto di vedere un po' di gente pestata mentre parliamo, vi va? Satape e Satape, è veramente un piacere presentandovi la mod di Ciro il Grande, ovvero quando Ciro sconfisse l'impero caldeo, l'impero dei Medi, la Lidia e riuscì a divenire il sovrano del primo grande impero persiano, ovvero gli Achemenidi. Tutto questo per che cosa? Perché ragazzi, nelle prossime settimane sul canale dei Kudo e della Biblioteca di Alessandria inizierà tutta una serie di live, ovviamente portate avanti dal nostro carissimo Giulio, che avete già conosciuto nel video dedicato appunto alla mod di Romuno, per quanto riguarda appunto tutta una serie di argomenti. E io, ragazzi, vi parlerò dello zoroastrismo, ovvero la religione di Stato, se così vogliamo dire, per quanto riguarda l'impero Achemenide, e non solo, perché poi diverrà la prima religione monoteistica a diventare davvero una religione diffusa non in un solo continente, ma bensì in tre continenti: Africa, Europa e Asia. Lo zoroastrismo prende come le religioni abramitiche. Si dividono in due grossi rami, ovvero quelle dedicate appunto ad Abramo come grande profeta, considerato ancora adesso il più antico di tutti i profeti, e quelle mitraiche, ovvero quelle basate sul culto di Mitra, un culto solare. Mitra non è mai stato veramente una persona, ma Abramo potrebbe essere esistito? Non lo sappiamo. Quello non lo sappiamo. Ma la cosa interessante è ancora un'altra. È di come comunque il bacino di dove sono nate sia lo stesso. Oggi, ad esempio, sentivo del Santo Padre di Papa Francesco che è andato in Iraq e hanno detto che lui sarebbe andato a Ur, ovvero la città dove è nato, dove sono nati tutti i monoteismi. No. No, ma quello ragazzi è un'altra storia. Qui stiamo parlando comunque di probabilmente uno dei culti più misteriosi, appunto i cosiddetti anche culti collegati al misterico, i culti misterici, anche se poi sono ancora altre cose, per quanto riguarda la religione mitraica, in questo caso. Con Giulio parleremo soprattutto del zoroastrismo, faremo una serie di puntate dove parleremo sia della figura di Zoroastro Spitama, probabilmente questo era il suo cognome, Zoroastro Spitama, dove parleremo dei preconcetti dello zoroastrismo, poi parleremo di come si diffuse nell'impero Achemenide, poi che ruolo ebbe nell'impero partico, perché ricordatevi ragazzi, i parti non erano solo zoroastriani, ne abbiamo già parlato nel focus sulle fazioni, dedicato appunto alla potenza partica, e poi vedremo anche come venne sporcato, corrotto dalle dottrine sassanidi, in particolar modo per quanto riguarda quelle di Osmida, che Osmida appunto in persiano medio vuol dire appunto Ahura Mazda, ovvero il dio supremo dello zoroastrismo, di come cambiò, di come divenne più una religione fanatica fino a un certo punto. Poi dipenderà appunto sia
dei soldati, sia dei generali, sia dei re che si professavano di essere uomini di Aura Mazda, del grande Aura Mazda, ovvero la signora sapiente. E qui già torniamo di nuovo una cosa molto interessante per quanto riguarda anche i pronomi, perché Aura è signora, signora al femminile, Mazda sapiente, sapienta, potrebbe essere entrambi i casi. Quindi vi è proprio tutta un'inclusività per quanto riguarda il fatto che noi abbiamo una trinità in cui il nostro Dio rappresenta diversi aspetti, mentre invece qui abbiamo un Dio che rappresenta generi diversi. Molto interessante come cosa. Parleremo anche magari delle guerre che vennero fatte dagli zoroastriani, in particolar modo quelle fatte da Cambise, il figlio di Ciro. Cambise II, perché comunque Cambise I era il papà di Ciro, nonché il nonno di Cambise II. Ne parleremo, ragazzi, ci sarà tanto a discutere. Ovviamente sarà tutto in live, quindi io spero sinceramente che la cosa vi possa piacere, che vi possa interessare, che possa essere di vostro gradimento. Perché non è un argomento semplice, non è un argomento anzi di cui si parla molto. Pochi youtuber qui parlano di zoroastrismo, soprattutto in Italia. Ce n'è uno, un filosofo molto bravo, secondo me, che non gli farò pubblicità non perché non voglia, ma perché, sapendo che è una persona un po' riservata, vorrei evitare di parlargli. Magari lo contatterò e ne parlerò, chi ne sa. Potremmo anche magari parlarne assieme, potrebbe essere una cosa bella, interessante. Nel frattempo, qua io sto pestando male i Medi, erano appunto i signori dei persiani, fino appunto quando Ciro nel 550 avanti Cristo e anche prima fece una vera e propria rivoluzione, ribellione contro il suo nonno e contro appunto tutto l'impero medio, portandolo al declino, declino fino a un certo punto, visto che poi comunque i Medi continuavano ad avere una struttura estremamente radicata e importante all'interno del neo impero Achemenide. Comunque vedere tutta questa fanteria col Kopesh mi fa male, ragazzi, mi fa veramente male, perché comunque gli Achemenidi non ce l'avevano ancora il Kopesh. Ma vabbè, ragazzi, è una mod per un gioco, deve divertire. Fine, non siamo qui come sempre a cercare i puntini sulle i o sulle doppie i, come dicono certe persone. Quindi, direi che ormai il video è alla conclusione, ma prima di andarci vi faccio vedere appunto questa, ovvero la mod di Ciro il Grande, quella che appunto vi permetterà appunto di rifare tutto il percorso del grande sovrano Achemenide per creare il primo stato melting pot del mondo. Potremmo utilizzare quindi successori degli Assiri. Sì, abbastanza giusta come, però io avrei messo solo i Caldei. Io. Poi Greci, quindi Atene, Sparta, cosa molto divertente perché Ciro, quando conobbe Atene, che Atene gli disse: perché stai facendo questo? Tu stai andando fastidio ad Atene. Ciro gli guardò e gli disse: a quanto pare, io non so davvero chi siate. Poi le tribù nomadi, quindi i Sciti e i Dai, che poi tra l'altro Dai era il termine con cui i persiani chiamavano tutte le tribù iraniche. Discendenti della Siria e c'è l'Egitto. No, va bene, vabbè. Ragazzi, comunque fa comunque parte di una mod e le colonie greche. Ragazzi, la mappa è meno estesa perché comunque arriva fino appunto alla Grecia. Ragazzi, io direi che questo video piccino piccino
può finire. Io vi ringrazio, vi saluto e come sempre, alla prossima, guardate che belli sti colori anche, alla prossima, mettiamo ovviamente quello Achemenide perché, insomma, se no non sarei contento. Per la terza volta vi dico alla prossima e a presto.